Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luca e oggi andiamo a parlare di accessori. Primo accessorio di cui voglio parlarvi è questo magnifico power bank di Xiaomi, che ha dei pregi e dei difetti. Sotto il punto di vista estetico, beh, questo è sicuramente un pregio perché è costruito veramente bene, tutto in alluminio con questa Mi incisa al di sopra di questo alluminio blu, veramente spettacolare, però questo ci va a creare un bel po' di peso. Infatti questo power bank pesa e non poco. Sotto il punto di vista delle porte abbiamo due porte USB Type A e una porta micro USB per andare a ricaricarlo. È abbastanza obsoleta avere una porta micro USB, ma devo dire che tutto sommato si ricarica piuttosto velocemente. Inoltre qui a fianco abbiamo un semplicissimo tasto che, devo dire la verità, quando sono andato ad acquistarlo sull'Apple Store pensavo fosse una porta USB Type-C e quindi con la possibilità di avere una porta qui, insomma, sarebbe stato veramente spettacolare, ma invece è un semplicissimo tasto che va ad accendere quelli che sono i LED per andare a capire quanta autonomia residua abbiamo all'interno del power bank. Per quanto riguarda l'autonomia, sappiamo che sono 10.000 mAh, ma sappiamo anche bene che questi 10.000 mAh non corrispondono effettivamente a quelli che riescono a ricaricare. Infatti con questo power bank si riescono a ricaricare intorno ai 7-8.000 mAh, quindi non troppo male. All'interno della confezione, beh, confezione devo dire abbastanza semplice, con disegnato sopra il power bank 10.000 mAh, Xiaomi, insomma veramente molto molto easy, e all'interno troviamo anche un semplice cavo bianco micro USB piatto per trasportarlo in maniera ottimale. Secondo accessorio di cui voglio parlarvi è questo magnifico dock di Elago. Elago che ha costruito questo dock per AirPods, cosa veramente geniale perché soprattutto le AirPods non si sa mai dove andarle ad appoggiare quando non sono utilizzate, e quindi viene in aiuto questo magnifico dock. Costruito interamente in silicone con tutti gli scomparti per andare a passare un semplicissimo cavo Lightning, ovviamente non dato in dotazione, e devo dire che è costruito veramente bene. A parte il silicone che va a tenere un po' di polvere, ma si riesce a pulire tranquillamente senza problemi in maniera super rapida, devo dire che lo ritengo veramente un accessorio necessario per chi possiede le AirPods, perché è comodissimo e soprattutto bellissimo quando si sta lì alla scrivania a lavorare e avere le AirPods in bella vista e ricarica sempre e comunque. E poi qui tutti parlano di AirPods wireless, AirPods 2 che sono wireless, insomma, ma se abbiamo questo è molto più figo ovviamente. E parlando di AirPods, come non potevo citare una bella cover per queste nostre magnifiche cuffie. Come ben sappiamo, la plastica delle AirPods si graffia veramente molto molto facilmente, e tanti anni fa ho pubblicato un video qui sul canale che, se ve lo siete persi, vi lascio il link qui in alto nelle schede, dove vado a mostrare questa cover rossa per le AirPods, che però aveva un semplice difetto, ovviamente scaturito dagli anni di utilizzo, che il baffo qui dietro si è andato a rompere, quindi andiamo a rischiare di distruggere la nostra cover. Quindi ci viene qui in aiuto Puro, che ci fa questa cover veramente spettacolare, divisa in due pezzi e con la possibilità di avere il cappuccio di due colorazioni diverse. E a disposizione ci sono tantissime colorazioni, io ho scelto questa grigia che si azzecca perfettamente a quello che è tutto il mio bag tech, e quindi lo ritengo veramente un accessorio perfetto, anche perché abbiamo qui un semplice moschettone dove possiamo andare ad agganciare le AirPods vicino al nostro zaino in maniera super rapida. Ovviamente grazie a questo case, che non ha lo sportellino, la curva qui dietro che va a collegare i due pezzi della cover, abbiamo la possibilità di aprire e tenere aperto il nostro case come meglio vogliamo, quindi è veramente una soluzione super comoda. Che però, ricordo un semplice dettaglio: con questa cover non è possibile andare a ricaricare le nostre AirPods sul dock che vi ho presentato poco fa, quindi quando dobbiamo andare a ricaricare le nostre AirPods e le prendiamo dal nostro case, basta togliere la parte sottostante, inserirla e metterla in carica. Parliamo adesso dell'ultimo accessorio sotto il punto di vista tecnologico in questo video, perché dopo abbiamo una chicca che è veramente spettacolare, e qui vi presento Spigen. Spigen, che è una casa che mi sta supportando veramente tantissimo e a cui sono veramente molto affezionato, perché creano dei prodotti fatti veramente molto molto bene, come questo dock di ricarica wireless
USB Type-C, doppio LED qui davanti, doppio la possibilità di andare a ricaricare il nostro smartphone, e quindi veramente perfetto. Sotto il punto di vista estetico, tutto alluminio lungo i bordi e questa gomma in soft touch che va a mantenere un po' troppa polvere, ma sotto il punto di vista estetico è veramente spettacolare, con questa trama doppio colore, veramente bellissima. E ragazzi, devo dire che è un accessorio che io ritengo necessario ormai su ogni desk setup, perché semplicemente tutti gli smartphone ormai hanno la ricarica wireless. Piccola pecca di questo dispositivo è che è possibile alimentarlo solo tramite l'alimentatore in dotazione, perché va a risucchiare veramente tanta energia quando andiamo ad appoggiare i due smartphone, e quindi se andassimo a mettere un semplice cavo USB Type-C collegato al nostro computer a un semplice alimentatore, beh, andrei in errore segnalandovi i due LED rossi qui davanti. Quindi ragazzi, l'unica pecca è proprio questa, quella dell'alimentatore, ma tutto sommato è un accessorio veramente spettacolare. Ricarica il nostro smartphone in maniera veramente rapida, senza problemi, non scalda, e quindi veramente un prodottino che io consiglio. Costa un po', abbiamo qui sotto una gomma che va a mantenere lo spostamento al di sopra della nostra scrivania, perché noi viviamo su un pianeta dove ci sono 10.000 scosse di terremoto al secondo, e quindi ragazzi, veramente perfetto. Mi è piaciuto tantissimo, lo adoro sotto tutti i punti di vista e non lo toglierò mai da sopra il mio desk setup. Quindi ragazzi, io vi lascio tutti i link per acquistare questi accessori qui sotto in descrizione, e adesso passiamo all'ultima chicca. Ed ecco qui l'ultimo accessorio. Beh ragazzi, questa borraccia la desideravo da un sacco di tempo, me l'hanno regalata e la desideravo da un sacco perché costa un botto di soldi effettivamente questa borraccia, ma anche basta guardare la confezione per capire quanto effettivamente è figa. Mi piace tantissimo, poi questa colorazione rossa si abbina perfetto a un po' tutti i colori che sto cercando di ricreare all'interno del mio logo, ed è veramente una borraccia perfetta. Riesce a contenere abbastanza acqua, se non erro 500-750 centilitri, ed è veramente bellissima ragazzi, è stupenda. C'è chi dice che è veramente brutta, ma a me piace veramente tantissimo. 24 Battles ha creato questa borraccia che per quanto mi riguarda è spettacolare. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se così è stato lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti quale di questi è stato il vostro accessorio preferito. Detto questo, io non faccio altro che salutarvi e dirvi che se non l'avete ancora fatto dovete seguirmi su tutte le mie pagine social che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo domenica prossima, anzi giovedì, sempre qui sul mio canale YouTube.